casa Duran si sono andati addirittura oltre le orme paterne. Incominciata. Il nome del padre si può insegnare da poco, lo stanno facendo i fratelli Duran a Ferrara. Un atto d'amore che è ricordo, segnale di continuità, e anche messaggio per tutti i figli che stanno crescendo e per quelli che verranno. Non necessariamente figli d'arte, non necessariamente fuori classe. Ho iniziato, ho fatto i combattimenti, ho avuto... Alessandro Duran, ecco qui Alessandro Duran e alla sua sinistra, alla vostra destra, Carlos Duran, ex campione d'Europa dei pesi medi. Alex Duran, che look at Alex Duran, vive a Ferrara. La fase finale, prima del gong che chiude l'incontro. Giudizio unanime, Alex Duran, la vittoria di Alex Duran per il suo primo combattimento con Sinistro, con vittoria e quindi 4 riprese. Benvenuti, 8 punti addirittura per Alessandro Duran. Il destro d'incontro di Duran mette al tappeto serio. Il morale alle stelle del ferrarese. E termina anche un'undicesima ripresa in favore di Alessandro Duran. All I wanted was a little fun. Gonna bring that bubble gum. Growing up on 20 and all I got was never done. All I wanted was a little fun. Gonna bring that bubble gum. Growing up on 20 and e Alessandro Duran conquista il titolo mondiale dei pesi welter versione WB. Ciao a tutti i fighters, siamo qui a questo magnifico stage di Alessandro Duran. Ciao Alessandro. Ciao a tutti quanti. Alessandro, abbiamo appena visto adesso i tuoi highlight, i tuoi momenti migliori della tua carriera, che è stata stupenda. Cosa provi quando ti rivedi? È sempre emozionante, sono ricordi che sono indelebili. Una carriera lunga di 20 anni, penso che la bravura di un atleta sia quella di conquistare titoli, ma soprattutto di durare nel tempo, perché se duri nel tempo vuol dire che oltre i pugni sai usare anche la testa. Prima senti, hai detto una frase bellissima riguardo al match che c'è stato ieri tra Joshua e Ruiz, ovvero un vero uomo dov'è che si vede? Si vede quando perde nella sconfitta. E così nella vita di tutti i giorni deve essere, purtroppo bisogna lottare sempre, e quando va bene è facile essere sempre positivi e ottimisti, quando va male cambia il discorso, lì bisogna tirare fuori il carattere, rimboccarsi le maniche e capire gli errori commessi. Senti, e cosa provi ad avere qua più di 200 persone accorse per fare lo stage con te? Ma una cosa straordinaria, una cosa sensazionale, e penso che questa sia una gratificazione, vuol dire che qualcosa in questi 20 anni di pugilato che ho fatto a un certo livello, oltre al pugile, forse qualcosa ho lasciato anche dal punto di vista affettivo. Allora, grazie ancora Alessandro, e tutti per Alessandro! Yeah!